un'altra persona altrettanto valida che opera in un ambito un po' diverso, una cosiddetta smilina, passatemi il termine, ma mi piace chiamare così le persone che fanno parte di Smile to Africa. Quindi do la parola a Minni che ha qualcosa da raccontarci. Grazie Minni. Grazie, buonasera, smilina perché sono bassa. Dunque io vi parlerò fondamentalmente della parte dell'edilizia, che è stata la parte principale del nostro progetto per i primi anni. Questo per ovvi motivi, perché senza degli ambienti dove poter svolgere delle attività è un po' difficile riuscire a dare una mano ai bambini. E abbiamo quindi raccolto i fondi faticosamente, però per scelta con maestranze locali. In un paio di anni siamo riusciti a costruire un centro che è composto fondamentalmente da quattro grossi blocchi. Quello principale è fondamentalmente dedicato ai bambini. Allora, il centro si chiama Kituo, Kituo vuol dire centro, ma anche fermata, punto di incontro nella lingua swahili. E questo centro ha queste nyumba, che sono le case, e la casa si chiama nyumba in swahili. Nyumba Karibu è la casa del sorriso, è la più grande, quella che comprende una grande cucina, una dispensa, una palestra, dopo vi spiego a cosa è dedicata, e delle camere dove possono alloggiare temporaneamente le famiglie quando ne hanno bisogno, e i bagni dove i bambini possono farsi la doccia, lavare i vestiti, eccetera. Poi c'è una stanza, diciamo, che è autonoma, si chiama Okumbi, che vuol dire salone, dove i bambini fanno prevalentemente tutte le attività, mangiano, giocano, fanno i compiti. Questo ci permette di avere un luogo circoscritto dove loro hanno tutto, e però possiamo anche tenerli un po' più facilmente sotto controllo, perché appunto sono tanti, sono abbastanza agitati. Poi abbiamo Ofisi, Tabasamu, sempre sorriso, sono degli uffici ma anche ambulatori. Questa parte è quella che per ora viene utilizzata solo parzialmente e contiene, accoglie la nostra infermeria che viene gestita dai frati, perché noi non possiamo essere sempre presenti, quindi tutte le mattine un frate e un altro, diciamo, danno un minimo di assistenza. Dopodiché ci sono delle camere di riserva nel caso ci siano parecchi ospiti che hanno bisogno di pernottare da noi. E poi c'è una stanza che abbiamo temporaneamente prestato a un'altra organizzazione, un'altra ONLUS italiana, che fa delle attività con delle donne che hanno delle disabilità mentali. La palestra di cui vi parlavo prima invece è prestata anch'essa ad un'associazione bolognese che ha un progetto con ragazzi con disabilità fisiche e mentali e che ha preparato delle gare che permettono a questi bambini di poter fare delle attività fisioterapiche e ai loro genitori di imparare come poter aiutare questi bambini anche a casa. Quindi diciamo c'è lo sforzo anche di collaborare con altre realtà italiane che operano sempre sullo stesso territorio. Per finire abbiamo Nyumba Karibu, che è una casa, benvenuto, Karibu vuol dire benvenuto, che sarebbe per bianchi, diciamo, per i volontari che decidono di andare a prestare il loro servizio a Pomerini e nello specifico nella nostra comunità. Basta, questo è quanto.